Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati su UESA Twitch. Elden Ring, davanti a noi. Ciao Marti, buongiorno. Direi senza indugi di fare continua. Non metto sigle perché non vorrei che crashasse come l'altra volta, quindi vado diretto in game. Ho intitolato Esplora bene questa live perché è quello che voglio fare. C'è tantissimo ancora da visitare, da capire qua sotto. E devo solo decidere da che parte muovere verso sud, che è dove voglio andare. Ciao Krimr. Voglio andare verso sud. E per farlo potremo partire di qua attraversando il coso dei lupi e risalire. Ma mi sembra una strada abbastanza, ecco qua, abbastanza accidentata. In realtà ripartirò da qui, dal lago di Agel Nord, e seguirò la strada verso... però c'era un passaggio stronzo, se non ricordo male. Ciao Winrock, ciao Lanna. C'era un passaggio stronzo su questa strada. No, sto giocando solo in live, neanche un minuto di off live. Questo passaggio era parecchio stronzo. Però lo dobbiamo fare, perché piuttosto che risalire dai lupi, che è una cosa che penso si possa fare, ma non è neanche detto, perché qua c'erano le tombe, no? Lupi, tombe, magari c'è Artorias. Andremo qui verso sud, seguendo la strada principale. Vediamo se è fattibile. Mi sembrava ci fosse un passaggio molto complesso, ma proviamo a crederci. Il sud è di là. Il cavallo lo richiamiamo così. E senza tergiversare, andiamo. Schippiamo nemici come se non ci fosse un domani. Ecco il lago. Sarebbe bello avere una mappina a schermo, comunque qualcosa di riassuntivo che consenta davvero di non dover sempre fare avanti e indietro con la memoria. Dritto per dritto. Accidenti, me lo ricordavo più veloce il cavallo. Adesso questo ci insegue. Crediamoci. Ah! Benesso! Sapete cosa vi dico? Che non posso ignorare questa cosa. Non posso ignorare questa cosa perché sicuramente... Ah, accidenti, non posso usare i lupi. Lì sicuramente c'è dell'equipaggiamento per noi utile e importante. Senza i lupi però la vedo molto dura a salire qua. Noi sempre pressoché invisibili. Sono tanti ragazzi. Qualcuno si è incuriosito? Vieni, 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 vieni a morire, Vez. Vieni a morire nel modo che a noi più... No, volevo un backstab. Madonna, se spamma Simon, ragazzi, come nella migliore tradizione. Questi non droppano neanche a piangere in turco, ma questo l'abbiamo belle capito da un pezzo. Chissà se riesco a fare lo stronzillo. No, sono morto. Probabilmente. Alzati in piedi, Simon. Ok. Non è stata una grande manovra. Non è stata una grande manovra. Ma io non rinuncio. Oh, ehi. Bene. Bene. Oh, 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 sì, sì, sì. Bei colpi inferti al nemico. Molto bene. Oh, questo se lo sono beccato. Ok, tizi col fuoco, che sono i più forti. Nah, vaffanculo, ma Dio! Che palle sta cosa! Andate a zappare, voglio l'oggetto, non me ne frega niente di voi. Non c'è un cazzo, ma vai a farti friggere. Fottiti! Dio! Porca loca.
andate a cagare, va. Pessimo, veramente pessimo. Proseguiamo sulla strada, va là. Ah, sarà facile proseguire sulla strada. Ciao, te le rubo io le cose che stai scavando. Tiè. Ma qua c'è stato un crollo importante. Ma... boh, ma che faccio? Combatto, non combatto? Che cazzo facciamo? Ma pizza. Alla fine siamo qua. Sopra la zona lupi. Punto di sosta in rovina. Ho dello scetticismo, ragazzi, su questo gioco. Vi dico la verità, comunque. Depreda, depreda che abbiamo un drop. Che non se ne... è primo drop del... era un frammento, vabbè. Bene. Là vedo qualcosa che sbrilluccica. Mi è sembrato di vedere qualcosa sbrilluccicare, ma magari mi sbaglio. Ma Dio! L'essere più forte del gioco da sempre. Non ci credo! Alle anime. Ma la meccanica, del contrattacco, ragazzi, stava anche nel tutorial, nel come Cristo si chiama, nei trailer. Pari e fai attacco forte. Allora, andiamo avanti. Questi sono da sempre in viaggio. Ignoriamoli. Da sopra sto giro, va. Animelle. Eccovi qua. Allora, volevamo andare a sud. E ci stiamo andando. Non è che ho trovato molti bazzosi cosi per se siamo capiti. Sì. Osserviamo. Grazie, Mastro Pisto. Vogliamo andare a farci fare il kill lassù? È tutta una zona dove non posso evocare. Boh, qua che cazzo c'è? Ah beh. Dio. Sappiamo là dove siamo andati ieri. Andiamo di qua. Là ci potrebbe essere qualche cosa. Certo, avvicinarsi così a cazzo di cane non è una grande idea, considerando che vedo i lupi sempre disattivati. Me lo fai un bel saltino? Epona, brava. Brava. Epona era un maschio o una femmina? Non mi ricordo. Noi siamo già stati qua, mi ricordo quella sorta di meridiana. Oh, siamo in zona lupi.
Vecchio, ma mezz'ora per scendere dal cavallo? Ma boh. Questa poi non l'ho proprio capita. Che poi potrei provare anche la medusa. Però per adesso i lupi mi stanno dando gioie. E quindi... Andate, lupacchiotti. Ma Dio Cristo! Affanculo, va. Siamo già stati sopra sta... Chi è che ha paragonato sto gioco a Breath of the Wild? Io vorrei veramente... Lasciamo perdere. Allora. Lupi, niente. C'è stato un trigger. Ah, fanculo. Zampa di gallina in salamoia dorata. Niente meno. Ci sarebbe un bel attacco in salto, pazzo. Possibile davvero che non trasportino nulla, sti stronzi? Boh, andiamo a vedere qua che quello là è un nemico. Il fiore. Credo sia un nemico. Mi pareva che li avessimo visti animati, stronzi, in giro. Non troppo tempo fa. È anche grosso. Forse ci sto per schiattare. Mi fido dei lupi, mi fido dei lupi. Tin, tin, tin. Forza ragazzi. Here we go. Oh, cos'è stato? Danni ne facciamo pochissimi. Pochi. Depredatoresti però. Lupi quasi morti, io non attacchi a distanza. Non ho neanche un arco. Dico solo questo. Velena, vaffanculo.
Me la sono proprio cercata. Me la sono proprio cercata. Bene. Andiamo, va. Ci schiatto. Non è da escludere. Abbiamo già capito che il veleno dura infinito, eh? Tu non sei un NPC, io sto per schiattare. Madonna, ragazzi. Avessimo un bel attacco da fare male mentre corriamo, porca loca. Ma il veleno quanto Cristo dura? Veramente, si sono superati. E quello che cazzo è? Ah. Dove Cristo è andato? Sembra Super Mario World, sì. Ah, ma questo è vivo. Questo non mi curava. Sono morto. No, non sono morto, ma porca miseria, speravo di... Io che speravo. Non ho le mie animelle da qualche parte. Sono recuperabili. Dove cazzo stavano? Mappa. Ah, no. Non sono recuperabili. Quelle le diamo per perse. Mi sarebbe piaciuto trovare un nuovo punto di grazia, come Cristo si chiama. Sei volte ho premuto per scendere. Entriamo nella galera eterna. Che significa? Sì, sì. Sì. Sicuro che lo batto. Dio, non parte neanche la rollata. Ma... Speriamo che sia stato mappizzato. Vediamo un po'. Sì. Galera eterna, lì si vanno a prendere botte importanti. Sentite. Andiamo dritto per dritto, che è meglio. Ba 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 ba.
Qua sarebbe tagliare la curva. No, anzi, sarebbe andare dalla parte sbagliata. Che cazzo dico? Chi si è incazzato? Sono dei gigantoni forse lì sotto, non mi ricordo. Frame rate, vabbè raga, ormai è purtroppo... Tanto ulteriori patch non sono arrivate, quindi siamo messi così. Qua c'è una breccia di porta Pia, vediamo un po'. Dumaro, aspetta. Mi sto facendo una cosa fighissima. Ah, non posso. È una mia impressione. Dai, non mi apre la mappa se mi considera in combat. Eh sì che sto facendo una cosa fighissima. Sto skippando l'ira di Dio. E tu? Non sei un nemico. Là c'è il castellone dove dovrei andare. E tu? Davvero non sei un nemico. Questo fa molto Dark Souls 3, eh? You, please, I can read them. Your fingers, please, your fingers. Oh, bless you. Sarà un patto. Oh. Head to the foundation of gold tarnished. Traverse. Rhea Lucaria, Glintstone Eventide, and reunite the half crescents at the grand. Il grande montacarichi. Oh, but the bridge is collapsed and cannot be crossed. Only, why should that matter? Stormvale Castle still stands tall. Penso. E vediamo. Ma poi non si può neanche skippare velocissimamente. Ok. Va bene. La formidabile carrucola. Mi sa che skippare il castello non esiste. Ma non che io voglia skipparlo. Ricettario del guerriero nomade. Bene. E giù di qua? Mi incuriosisce. Piatto ricco. Mi ci ficco. Vero? Vediamo. Ah, quella... attenzione, non mi fare la gag. Colpiscilo. Colpiscila, Dio! Beh, l'ho preso. Allora, siamo andati dritti di qua, ci stavamo... Era simpatico, provo a rifarlo, mi piaceva andare di là. La breccia di Porta Pia. Dai.
almeno recuperiamo quelle animelle e finiamo di capire che cosa eventualmente si poteva nascondere in quella discesa. Magari nulla, però sentite già che ci siamo schiattati. Vivi, vivi, non me ne frega niente, slocca, ma sono pure sceso da qua, PD! Qua c'è un passaggio, ehi, non vedo! Volevo vedere cosa c'era qua. Abbiamo trovato il passaggio, eh? Doveva esserci un passaggio. Aspettate, eh? Da lì siamo saliti, ovviamente. Guardo, sì, siamo arrivati da lì, va benissimo. Proseguiamo. O cadere nel vuoto? Bello Simon. Davanti. Parete illusoria. Vi lascio vivere, Aquila. Non proprio il percorso che era previsto. Se cado, bestemmio. Tra l'altro, devo bestemmiare entro domani. Porco? Attenzione. La foschia non manca comunque. PD, ok. La musica è cambiata, anche il filtro. Lupi. C'è di peggio, che incontrare dei lupi, decisamente. Quanti sono? Mille, d'altra parte sono merda, sono veramente mille. Puoi per piacere attaccarmi. Puoi per piacere attaccarmi. Merda, è pure più grosso. Ciao Lupacchiotti. Fatevi le vostre gag. In santa pace. È che mi scoccio, chiaramente non voglio skippare roba. Almeno questo che sembra un posto importante o di rilievo. Vedete, siamo sotto al mega castellone del tizio del trailer. Liurnia lacustre. Sentita dire nelle mille informazioni che abbiamo ricevuto. Te sei un po' sull'orlo del non nulla. Tra l'altro potremmo tecnicamente anche buttarci giù di qua. Io credo che potremmo cavarcela. C'è gente grossa. Mi piacerebbe essere grosso anch'io, dico la verità. Sarebbe una figata. Ciao, cari. Dai, non inseguitemi per piacere, che devo capire.
Tentazione c'è. Di lanciarsi. Aspettate che i lupi mi sa che non hanno mica capito che non mi devono rompere il cazzo. L'hanno capito? Sì. Oh! C'è un po' di sole, eh? Vedo un lupo ancora là che rompe, io invece devo riflettere. Peso, questo è anche qua trailer. Tutte robe già viste. Veramente, guardarsi trailer è la cosa più sbagliata che esista. Ovviamente non ho mappa per questa zona, quindi... Va bene. Io chiaramente non vorrei skippare il castello, ma avrei voluto fare il castello sentendomi un po' più armato. Magari levandomi dalle palle sta mazza di merda. Siamo a 105. Oh! Alleluia! E continua ad essere una di quelle grazie che guidano, eh? Grazia perduta scoperta. Questo è un avamposto vero e proprio. Dirupo sul lago. Da albero ad albero. Questo salto è stato molto aiutato dal destino. Ok. Là c'è una sorta di chiesa. È chiaro che quello su cui scommetto è di essere troppo avanti per chi sono. Un cimitero. Penso sia il primo che incrociamo in un gioco From. Ah, la qualità dell'immagine. Ok, scendo. Mi chino. Ma? Buono. Ok. Chiesa di Irith. Quindi è un luogo cospicuo da mappa, ma non vedo... Lacrima sacra, questo era un pimp importante. Senti tu, sbrillucci che ti piglio. Mappa. Eccola qua, la chiesa di Irith. Tecnicamente ancora nella vecchia mappa. Ok. Ehi, e tu? You're tarnished, aren't you? Sì. Then, perhaps you could spare some runes. Sei un vendor? Stregoneria è quella che ho battezzato fuori, giusto? For a small donation. Porca loca. I'd be happy to share my knowledge. Well, bless you. Bless you. You're a true saint. Per fortuna che ce le ho. My name is Topes. Topes. Presuming you're interested, I can teach you sorceries. Only apologies, friend. I'm afraid my meager sorceries. Oh, right. I can tell you what I know about this place. You've seen that structure to the north, towering over the water. Quale delle mille? That's the Academy of Rhea Lucaria. L'Accademia. Where we study Glintstone sorceries. Mm. Only its doors have been closed for quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the shattering, the Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still okay. Active. Making entry to the academy impossible without a Glintstone key. And so I'm stuck here. When they cast the seals, I'd just pop. Dovremmo avere, intendi una di quelle chiavi che abbiamo? From my place of learning. Why not find yourself without one and you'll never reach the Erdtree capital. La capitale dell'albero madre. Tied up or you are loose. Would you consider donating? I know it. I'm a Bluntstone. But still. Quindi vorrebbe da me la chiave di scinti pietra, che quindi evidentemente non ho. Find yourself without one, you can't, and you'll never reach the... Ciottolo di scinti pietra. Intelligenza 10. In realtà è alla mia portata, se non fosse che costano. Pitti.
Arco di scintipietra. Vediamo un po' di leggere. Stregoneria scintipietra da apprendista dell'Accademia di Raya Lucaria. La scintipietra funge da collegamento per scagliare proiettili magici contro i nemici. Questa stregoneria può essere lanciata ripetutamente in movimento. È generalmente il primo passo sul percorso che conduce alla vera conoscenza della stregoneria. Qua già abbiamo intelligenza 13 e qua 15. Stregoneria scintipietra dell'Accademia di Raya magica. Ripetutamente in movimento. Stregoneria abbandona l'Accademia per viaggiare. Ok. Bella Vez, però io ti dovrò dare una bazzucola. Facciamo sempre così, dai. Tanto è sulla chiesa, però ci sta averti contrassegnato. Addio. Non credo che verrò mai più, forse. Non lo so. Ecco, questo lui intendeva. Questo lui intendeva. Noi sappiamo che c'è tutto un mondo sotto, quindi le cose hanno ben un'altra dimensione. No, aspetta. Quello è il luogo da cui siamo partiti. Quello è il luogo da cui siamo partiti. Infatti, noi siamo partiti da qui. Ah, peso. No, lui non intendeva quello. Ok. Ma sembra quasi che il nostro destino fosse essere lanciati nel vuoto. Tipo, una cosa del genere. Diamo un'occhiata in giro. Nemici? Il gioco stattera, quindi qualcosa sta per succedere. Eddio! Vediamo. Il movimento degli alberi, ragazzi. Boh. Non lo so. Non so cosa pensarne. C'è qualcosa. Ehi! Viva il Loc! L'albero degli impiccati. Ce n'è anche uno che cammina. Bene. Però voglio quell'oggettino lì. Non ho niente. Non ho neanche un arco. Questi saranno grossi. Ti affronterò, Vez, dai. Ti affronto in campo aperto. Ehi, non tutti insieme, volevo solo il tizio che cammina. Ah, c'è roba, c'è anche un passaggio più basso. Noi da lì siamo arrivati, Sa se riesco a combattere qua con sti stronzi. Vez, dove sei? Ah, sei qua. Per piacere? Ecco, bene. Abbiamo appena visto che sarà molto dura. Merda, niente gli ho fatto. Porco, che culo. Vaffanculo. E fottiti. No, Simon. Porco. No. E così ci morì. Incredibile. No, sono vivo. Culo. Sarai morto. Mi darai delle bra bazze. Che cosa cazzo sta succedendo? No, vabbè, vaffanculo.
troia, porca. Ma alzati, vaffanculo. Ci mancavano i non moribili. Vaffanculo. Vabbè, abbiamo perso 90 animelle. Ma mi sono rotto le balle di girare in posti che non sono a me accessibili da un punto di vista del... Ehi, e tu? Sono stato io. I've been test to determine if you had the metal to... It seems my worries were untorrent, had your measure, whereas I merely pretend. There is but one other thing. I can take you to the round table gathering place of Tarnit. Very well. Let my hand rest upon you for but a moment. Achievement, Rocca della Tavola Rotonda. La Rocca della Tavola Rotonda è un luogo dove convengono i senza luci, guidati dalla grazia. Un patto di non aggressione proibisce i duelli. L'icona della Tavola Rotonda segnala quando la regola è in vigore. La Rocca della Tavola Rotonda non appartiene a questo mondo e può essere raggiunta solo attraverso i luoghi di grazia. Adesso abbiamo trovato l'altare del vincolo? Questo è l'altare del vincolo. Se siamo capiti. E c'è un sacco di gente, ovviamente. Mio Dio, dovrò parlare con 1 miliardo di persone. Vabbè, 1000 persone. Asso, cioè, cazzo. È enorme sto posto. Oh, madre. Da qua non si esce. Quindi 1, 2... Tre, quattro. Un tizio importante. Un altro tizio importante. Un grosso albero. Una tipa. Noto una certa somiglianza. Te ti abbiamo già incontrata, probabilmente l'abbiamo fatta arrivare qui. Ah, ci sei anche tu. Ragazzi, sempre fare dialoghi. Qua si apre. Aspetta, faccio un po' un giro così conoscitivo. Vediamo qui. Non è che ce n'è una per me. Oh, guarda chi c'è, il fabbro. Lì abbiamo il fabbro. Qui abbiamo una tizia a letto. E dai. È un po' meno sexy vista così, eh? Va bene. Ah, tanto dobbiamo fare tutto, ragazzi. Sarà la prossima ora di gioco, la passiamo qui. Qui abbiamo il fabbro. Però, si scende. Questa è una porta che si apre? No. Dipinti che si ripetono. Si scende. Portone. Nebbia. Portone non si apre. Nebbia, me ne starei cagato. Iniziamo la giostra dal punto iniziale. Allora, noi siamo apparsi qui. Abbiamo la possibilità di riposare. Accelera il tempo, nuovo livello, ampolle, memorizza incantesimo, ma miscela balsamo portentoso.
Bella. E ho fatto giusto. Ordina forziere. Va bene. Allora, tu che sei una quest in corso. Greetings. Nice to see you. My name is Roderica. I should have told you sooner. Isn't this place impressive? No, sì, in realtà sì. The round table hold. Covert quarters of the two fingers. E le due dita. And gathering place of champions who vie to become Elden Lord. I never knew the guidance bestowed upon us tarnished. Had such fantastic anche tu sei una senza luce, ma ce l'aveva già detto. Me, è un po' crestfallen, no? È un po' una crestfallen della situazione. Tu sei piuttosto vuoto, mi sembra. Appuriamolo. Much. Eh sì. Non c'è tanta gente qua dentro. Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. In quanto tuo superiore, senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Allow me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the round table. Nothing more. A house guest. Yet to earn their keep. Remember your place, newcomer. There's nothing left to say. There's nothing left. Chiaro. Misterioso il ragazzo, molto. Tu. Oh, I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. Oh, a man of the cloth. Signore. I teach incantations. Si casta. The strength granted us by the two fingers. Si casta. And explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form. Mm-hmm. The way. Do you still see sì. it? You do. Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. E invece noi la vediamo di brutto, you vets. Are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn? Cura urgente. Cura una dote. Ok. Lanciabile in movimento. Le due dita ma le due dita ovviamente sono queste. Le due dita ripongono grandi aspettative nei senza luce. Nessuna ferita, nemmeno la morte, impedirà loro di compiere il proprio dovere. Cura. Notevole quantità. Tieni premuto per continuare a pregare e ritardare l'attivazione. Ok. Cura veleno. Questo ci interessa molto. Beh, un cura veleno in movimento non è male, eh? Fortificazione magica, resistenza ai danni magici. Segui la via che il destino ha scelto per te e tutti ti saranno ostili. I monaci, gli stregoni, gli antichi cavalieri del drago, i rampolli auri. Ascolta le mie parole, l'interregno non accoglie di buon grado i senza luce. La resistenza al fuoco. Fede 10, fede 12. Ho fin troppa fede per quello che hai richiesto qua. Attenzione. Scaglia una sfera di fuoco rovente. La carica cresce la potenza della magia, innesca l'esplosione. Mi mancano solo le anime, ma forse ce l'abbiamo. La fiamma della rovina è un anatema per l'albero madre. Eppure ai profeti può capitare di... Attenzione, leggiamolo con più attenzione. La carica cresce la potenza della magia, innesca l'esplosione sfera. La fiamma della rovina è un anatema per l'albero madre. Eppure ai profeti può capitare di scorgerla tra le pieghe della fede. Per costoro purtroppo l'unica ricompensa è l'esilio. La fiamma? Una fugace lingua di fuoco dalla mano. Istantaneamente dopo una... Ok, la fiamma... Ok. Queste ci interessano, eh? Un'onda d'urto che respinge i nemici vicini. Rifiuto. Interessante. Beh, c'è qualcosa finalmente.
E poi abbiamo il fabbro, non dimentichiamocelo. Diamo un'occhiata, che tanto comunque voglio spaccare. Non ho un cazzo. Porca trota! Non abbiamo neanche una runa. Voglio piangere. Ah, hello. You must... I'm... Well, just call me Dialos. Dialos, ma chiaramente è qualcosa di più. È un tizio che era importante. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant. But fickle as the wind. Lanya. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure. Lui cerca Lanya. Ok. Be sure to tell me if you meet her. She's a servant. She's been my companion. I've lost count of the number of times I've had to find her. Honestly. Va bene. Be sure to tell me. She's a servant. She's been my companion. I've lost count of the. Honestly. Bene. Qui c'era qualcuno, mi sembra di no. Qua non c'erano dialoghi. Non dimentichiamoci che noi possiamo saltare, cioè. Mi viene da dire, però qua ci si ammazza veramente, non ha senso. Là c'è un portone da aprire, però. Come dire. Facciamo due chiacchiere prima con la tizia a letto. Allettata, quasi allettata. Greetings, great champion called by grace. Called by grace. Fia. Fia. Circumstances have compelled my stay. Te lo dici da solo. Round table hold. Great champion. Would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively coraggio, poi. And your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion. And you, I am sure, will bear a baldacchino's blessing. La benedizione del baldacchino. Perhaps. Cioè il montacarichi, il baldacchino. It is a sacred act. Un'arte sacra. Stringimi. Oh, my thanks. Great champion. Patto con il male forever, roba pesissima. Sì, attenzione, madonna, inquadrarlo, attenzione, attenzione. You are very warm. Very warm. Benedizione del baldacchino. Ah, questa è una magia di quelle. La luce che hai avvertito in te è la benedizione del baldacchino. Purtroppo è un dono in vero fugace. Per averne un'altra non ti resta che tornare da me. Questa qua finisce male, eh? Anch'io ho pensato proprio a Persona 5, che abbiamo superato il grado di sessualità di Persona 5 solo con questa scena. Posso. Quindi abbiamo una bazza in più, eh? Adesso bisogna. Potrò mai tornare in. Dio. Pleased to okay. See. Would you like me to? The blessing is still aflame. Would you like to be helped? Then good day to you. Con calma, cara. Con calma. La benedizione del baldacchino. Consuma PA per incrementare temporaneamente la stabilità. Che cazzo è la stabilità? Stabilità 7. Diventi più piantato, è tipo l'equilibrio. Grazie concessa da una compagna di morte. Protezione di un tempio nascosto, d'aspetto simile a un talamo. La grazia distrae brevemente dai dolori della carne. Solo la morte è pace assoluta, libera dalle sensazioni. Non mi frega tanto. Non so neanche equipare. Però mi faccio abbracciare di nuovo, non vorrei esagerare. Andiamo dal... Usa la specchiera. Ah, poi sistemare il personaggio. Quindi sei ancora in tempo per cambiare il personaggio. Ok. Quindi attenzione ad altre interazioni possibili, eh? Come se c'è anche il respec. Che tra l'altro non riflette un cazzo. Sono d'accordo. Andiamo qui. Caro mio. Your new face. No matter, it's all the same. Lay out your arms. Let's get smithing. Ok. Potenzia, ceneri di guerra, duplicazione ceneri di guerra. Riguarda Roderica. The girl you bought here. She's crestfallen and can crestfallen. Swing a blade. But she has a gift for spirit tuning. I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. I see you've noticed the chains.
nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hold. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. No, don't read too much into it. Well, no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Given time, technique never fails. Besides, it helps me forget the sheer terror of her. She. Nazionale usa queste ultime per fornire abilità e affinità agli armamenti presso un luogo di grazia. Lo sappiamo, ogni armamento può avere una sola abilità. Eventualmente già presenti saranno rimosse. Questo permette di modificare l'affinità offensiva di un armamento o di incrementare i bonus agli attributi, per esempio. Esempio. Questo lo sposta più verso la destrezza. Non è male come cosa. Muro tempestoso. Muro tempestoso. Fa muro tempestoso. Beccati muro tempestoso. E tu mi vai su destrezza, un po' più su destrezza. 103 più 10, 88 più 18. Non è che proprio abbiamo fatto una bazza. Determinazione. Ah certo, è destrezza D contro forza C. Ma sentite, per il momento... Vabbè che poi lo posso anche togliere, ma non me ne fregano nuggets. Duplicazione ceneri di guerra. Ah, questo purtroppo è... sarebbe figo, ma non glielo posso dare. Bella lì Rosberg. Avrei di che pimpare, ma... non è ancora il momento. Ah, notare che non posso usare far roteare le armi. Non posso testare. Questa era chiusa, se non sbaglio. Esatto. Andiamo al portone principale nella sala principale prima di andare alla porta che c'è di qua. E anche alla nebbia. Chissà se è una cosa fattibile. Va bene. Torniamo dal blacksmith. Aspettate, aspettate, aspettate. Cosa c'era pure qui? Qui invece, qui invece, qui invece. Cosa c'era? Qui ci sei tu e poi c'era una sorta di uscita. Vediamo tu. Cazzo. Cazzo! Cosa vuoi? Questo è cattivo, eh? Che cosa vuoi? Questo è cattivo, non posso colpirlo neanche per sbaglio, quindi. Questo non si apre, ma qui c'erano queste tizie qua. Acquista, offri un globo cinereo. Ho bisogno di anime. E questo? Specchio ingannevole dell'ospite. Un piccolo specchio offuscato che riflette una figura in carne ed ossa. Fa assumere chi lo porta l'aspetto di un alleato evocato. Uno degli strumenti rituali creati dai senza luce per ingannare gli invasori. Pensa a te. Pensa a te. Una figura dorata. Dell'ospite di Dita. Ma pensa a te. Se Dio vuole abbiamo qualcosa qui. Tu come sei? Fisico 100. Chissà se è meglio o peggio di quello là. Sigillo del dito. Catalizza gli incantesimi sacri. Consiglio di lanciare incantesimi memorizzati nei luoghi di grazia. Un arco. Un po' di robina c'è. Cosa per l'online, setter. Beneficio di una runa maggiore equipaggiata. Se nessuna runa maggiore è stata equipaggiata, incrementa leggermente il PV massimo. Se esce sia l'arco inferiore dell'anello ancestrale, raccoglierne i doni. Questo ne è un frammento. L'Elden Ring.
incrementa gli slot di memoria. Un frammento della luna nera che domina la città eterna. Ehi, questa... vabbè, raga, non posso comprare un Cristo, però... Qui c'è tanta roba. E c'è anche offri un globo cinereo. Che non ho. Queste non sono state molto loquaci. E neanche questo. Il non poter menare tutti fa uscire dal gioco di ruolo. Concordo. Andiamo a vedere di qua. Forse siamo già poi per ritornare al mondo, eh. Di qui. Vabbè, ma tanto lì siamo sempre in tempo. Insomma, quegli oggetti prima o poi... Non avevo visto un'altra base. Sì, era qua. Andrò a prendere delle mazzate. Spesso la nebbia... Ah, nessuna interazione e col cazzo. Ah! Se siamo capiti. Se siamo capiti. Senza rune io posso veramente andare a spasso, comunque. C'è un capitalismo brutto, eh. Capitalismo brutto. At this point, che te devo dire? Me ne posso andare. Non così, però. Così. Sepolcride, Liurnia lacustre, fiume Siofra, sappiamo. Stiamo a Sepolcride. Facciamo le cose per bene. Interessante anche qua, guardate quanta roba, che poi è vero che avevamo appizzato. Però raga, facciamo le cose per bene, va là. Andiamo a prendere le botte previste. Andiamo a prendere le botte che il gioco vuole darci. È tempo delle vere botte. Grazie Mastro Dome, grazie del Prime. Mi piacerebbe combattervi, ma è uno strazio, quindi me ne vado. Ti prego! Però sto riuscendo a portare a casa... Le mie zero rune. Chi è stato così gentile da spararmi una freccia di fuoco? Sembrava una freccia di fuoco brutta e cattiva. 19-8, via! No! Sono vivo. Allora, non sembra un piano efficace. Non sembra un granché come strategia, ecco. Ma qui? Ma è qui, venite a inseguirmi, maledetti, in questo luogo sacro. Un seme d'oro. La tipa mi ha lasciato un seme d'oro, capite? Che figata! Ebbene! Mappa. Allora, noi di mappa possiamo vedere che qui, forse...
Cioè, diciamo che l'ingresso principale sembra piuttosto ben custodito. Magari di qua. Magari è di qua che riusciamo a fare la baza. Ricordiamoci che abbiamo presumibilmente skippato della roba. Per arrivare qui. Ho visto una medusa brutta. In teoria brutta come quelle che dovremmo essere capaci di castare anche noi, ma no, non adesso. Ok, funziona. Porca miseria. Beh, ora scopriremo quanto sono cattive le meduse. Oh, c'è un cazzo qua. I déjà vu si sprecano. Immaginavo un passaggio segreto, un ingresso segreto al castello, che cazzo ne so. A parte ste cazzo di meduse, si fanno totalmente i cazzi loro, tra l'altro. Io che faccio qui? Me ne vado. Solo me ne vado per la città. Vado di qua. Ehi. Queste sono rune. Meduse rosse. Saranno buone, alleate, amiche. La vedo male. Mi è arrivata della grazia. La vedo male. Aspettate. Ah, castassi.
per il veleno. Ah, il veleno. Adesso si ride. Si ride col veleno. Ma in ogni caso, che cazzo sto facendo? Pure. Posso dormire? Ok. Che me sta manomena. Va bene. Boh, avevamo preso un oggetto importante. Adesso dobbiamo pensarci, sì. Bene. Bene. Ok. Va benissimo. 1200 è il necessario. Ampolle, memorizza, incantesimo. Vediamo un po', IPV, luce colorata. Queste sono le cose che posso costruire. Questa è un'arma da lancio che infligge progressivamente un veleno mortale, però... Sai che... Oddio, certo, posso permettermela, ma sì. Sanguinamento. Non abbiamo quelle che fanno addormentare che vedevano nei trailer, che erano enormi. Per il momento no. Mappa. Allora, andare di qua ci ha dato questa esperienza, ma non la più positiva che potevamo immaginare. Voglio visitare quest'area qui. E di mappa mi ci sto esattamente dirigendo. Via! Questa sorta di altopiano, no? Giusto, lupi, ragazzi. E sta balza? Tiè. Dammi. Ossa sottili di animale. È dove dicevo, eh? Sulla sinistra c'è questa strana costruzione. Facciamo tutto il giro. Allora, là ci sono le meduse. Alla fine io non faccio altro che ravanare sti cazzo di materiali che non uso. Andiamo un po' di qua. Foschia a go-go. Frame rate ballerino. Una di queste buzz. Con il suo oggettino, buono. Scheggia di luce stellare. Non è la prima, credo. Non era una cosa che ci interessava, mi pare. Ehi! Bene. Là. Che cosa... Cosa? Ho visto un nemico subire dei danni. Tra l'altro un nemico che aveva anche molti punti vita. Ho fatto un sacco di danni a qualcosa. Forse era il mio cavallo. Danno da caduta. Ok. Pensate. Ok. Ok, guardate qui queste... Qua un po' Zelda. Queste creature... Bio... Ueda... meccaniche. Dov'era? Un po' più sulla destra.
Ancora sti stronzilli? È esattamente la galera eterna di Colle Tempesta, quindi mi verrà assegnata come una delle entrate possibili alla galera eterna. Ah, ogni posto ha le sue galere eterne, tipo. Vabbè, non ci sto ad andare, abbiamo visto che si prendono le botte brutte, ma... Ehi, ma non sei... Ma scusate una cosa. Adesso troviamo Havel. Ah, tu potresti essere molto cattivo. Io non posso mai usare sti cazzo di lupi. Vorrei sapere cosa me li danno a fare. Sei un generico, ma siete molto cattivi voi. Ti porto via. Ciao. Buongiorno. 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 No! Buongiorno! No! PD? Porca zozza! Non così. Non così. Ma c'è Gael? Ci torniamo? Voglio almeno prendere quello che c'è dentro quel forziere. Quindi lo dobbiamo fare stealth. Sarebbe stato bello usare i lupi. Qua il gioco mi regala cosa? Nel senso che questo è letteralmente un regalo. Avere le mie rune così a portata. Questo simpaticone è meglio affrontarlo per i cazzi suoi. Non so cosa ho fatto. Ah, cazzo. No, porco... Merda, ma non riesco neanche a parare i colpi. Non riesco neanche a parare i colpi. Sì, il discriminato è una follia, non fatelo, eh. Non fate il discriminato, ragazzi, a sto gioco. Fate il più forte che c'è all'inizio. All'accampamento l'abbiamo già un po' esplorato, mi sembra. Vado a riprendere le rune. Non so se non ho niente per colpirlo a distanza, in nomine dei... Sì, raga, però non voglio che mi diciate cosa fare. Cioè, lo so che sapete dove devo andare, ma se me lo dite voi, che cazzo. Vecchio discorso. Ciao. Quindi non dall'alto. Pensavo che il doppio salto salvasse dai danni da caduta, ma invece non è così. Non sei una balista. No, devo tornare su. Fammi prendere quel Cristo di oggetto!
Dio! Quindi le anime me le ha messe su. Aspettate che vado prima a ripigliarmi le anime. Sono poche, ragazzi, ma in questo momento ogni anima è importante. Tanto sarà sul punto di caduta, non credo sia niente di complicato. Dio i lupi, ragazzi. Ma c'erano anche prima i lupi. Posso aprire la mappa? Dio! Dove Cristo è qua? Allora, qua si possono usare i lupi, eh. Volendo possiamo fare veramente una strage. Che poi non è detto, comunque. Andate, lupacchiotti. Voi andate, che io cazzeggio. Ah, io qua avrei messo troppo una baza. Ehi, questo non l'avevo visto. Ammazziamo questo, ragazzi. Champagne. Non mi droppare un pezzo d'armatura che veramente... Dio... Non mettermi le bazze negli angolini. Ragazzi. Tu in piedi che ti devo fare il backstab. Grazie. Ragazzi. Oh, c'era un materiale. Oh, c'è stato un drop! Un dardo, ma che cosa bella. No. No, ho sbagliato, sono un cretino. Merda, 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 non avevo capito. Ma fottiti! Che cazzo ti chini? Dai. Bevi, grandissimo imbecille! Ragazzi, uno alla volta, per piacere. Uno alla volta.
porca minchia. Uccidetemi vicino al falò. Ah, devo andare di qua per pigliarlo. Dove cacchio? Ma vaffa. Non fatemi dire niente, non fatemi dire niente! Dove cazzo è la mazza qua? Sono bloccati, eh? Un drop. Un elmo! È la prima volta. È il primo drop. No, sono emozionato. Sono emozionato. Aspetta, torno qui perché abbiamo un po' di anime e voglio fare una cosa. Incredibile, ho preso un elmo. Incredibile. È il primo drop armatura da quando stiamo giocando. Siamo in carico medio. Ce lo facciamo andare bene il carico medio, cosa dite? I dardi, avete ragione, non sono da sottovalutare. Guardate. Diventa acquetta. Cambio zona. Y. Vediamo se riusciamo a comprare. Vediamo se riusciamo a comprare qualcosa. Allora. Comprerei magie. Comprerei magie. Andiamo a vedere la spada. Voglio vedere se la spada ha dei requisiti di forza. No, tu non vendi la spada. La spada la vendono le ragazze. Ehi! Ma questa porta era chiusa un tempo. What do you need? I have little time to spare. Oh, are you aggrieved at the notion you are but a visitant here? Then you would do well to remember the first words of grace given to you. Stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. If those words held any meaning to you, follow the guidance of grace. Lay low. Do so. And the doors to the round tables in, and you will receive the wisdom. Chiaro. Once the wisdom of the two fingers becomes your own, as a true member of the round, I have high hopes for you. I'm sick of these namby-pamby tarnished. Think us no more than a shelter from. We've spoken long enough. We've spoken. Quindi vinci e poi parliamo. Scusa per i libri, magari.
ci tenevi a leggerli, ma... libri esplosivi comunque. Spada lunga. No, non ha particolari requisiti la nostra cara spada lunga. Se non che mi mancano 200 rune, c'è poco da dire. Magari si è aperto il portone, non credo. Le ho appena spaccate, Marti. Vogliamo provare a battere il tizio qua dentro? Perché non posso muoverlo sulla mappa? Sì che posso. La caverna di Latibosco? Vendo le bacche. Vendo le bacche. Le bacche. E se sono importanti? Le tipe. Le tipe. Quindi dite di non prendere delle magie. Anche perché che cazzo di magia c'era? C'era la palla di fuoco. Guarda un po' che cosa si può vendere. In realtà non è male vendere questo. Non avrò di che pimpare. Ma cosa? Ma non ho rune. Adesso provo a vendere la clava. Non credo possa andare sulla spada lunga. Comunque, questa vale 100. La vendo. Ah no, è sempre qua che devo comprare. Dio, 250. Devo fare delle rune. A proposito dello special della spada, giustamente. Ma com'è che si fa? Ragazzi, com'è che si mettono le abilità sulle armi? Ah, dal fabbro,
giusto. Dite di vendere le bacche. Back already. No matter. Grazie Frampas. Sono soldi. Vediamo questa. Merda. Peso. Però me la depimpa. Non così. Causa sanguinamento. Qua non me la fa leggere la descrizione. Come non detto, no? Mettiamo questa senza il discorso sangue, grazie del Crimson Link. Standard rimane tale quale, però non fa niente, non fa fisicamente niente. Fa comunque fendente sanguinario, ma non fa sanguinare. Così invece causa sanguinamento. E scala di su arcano, che non è una grande bazza per noi. No, la determinazione che vedevamo prima. Sì, l'abilità la fa. Sentite, diamoglielo e tanti saluti. Potenzia armamento. Più uno. Più due. Abbiamo finito. Però va bene. È qualcosa. Abbiamo 990. 990. Fammi vedere qualche altra bacca. Back already. No matter. Davvero? Se vendere bacche è così una cosa che non c'è problema? Qual è una cosa super comune che ne ho a bizzeffe? Funghi. Beccati dei funghi. Devo vendere roba che se ne trova fin troppa. Vendo 24 per averne una. Siamo parecchio più grossi adesso. Sono indeciso fra la palla di fuoco e altri pezzi di armatura. Perché c'è anche quello. Per dare veramente a Simon una parvenza di decenza. Siamo in soldi. Tra l'altro c'è anche lo scudo, però... è un po' costosetto. Qua non si compra un bel niente. Va bene così. Ci togliamo il dubbio direttamente. Non siete voi i vendor della palla di fuoco. Andiamo di qua. Adesso altro che livellare. No. Sei tu la Venotus, tu sei la Crestfallen. Tu sei un coglione qualunque, tu. Che poi sarà un fighissimo. Ah, well then. Sì, voglio apprendere un incantesimo perché non possiamo andare avanti così. Proiezione infuocata. Ti voglio. Potrei prendere anche immolazione, ad essere sinceri. Prendiamo cura veleno. Ciao. E io qua, se non erro, posso mettere gli incantesimi. No. Tu numero uno. E tu numero due. Ok. Bene, bene, bene. Ce li abbiamo lì. Come si castano? Non abbiamo il catalizzatore. Non abbiamo il catalizzatore. Io non ho un catalizzatore. Non l'ho mai avuto, probabilmente. Non me ne avevano dato uno. Perché ho ancora un seme d'oro? Ah, perché me ne chiede due. Grazie, Mr. Calatrava. Ma dai, davvero non ho il catalizzatore? Mi sembra così strano.
Davvero, 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 non ho niente a PD. Perché le ceneri di guerra mi mette solo questo? Ah, perché uno è equipato e non me la fa vedere, ok. Dio, sono quasi robe che potrei vendere. Chissà quanto valgono. Siamo ridotti veramente così. Potenza di attacchi caricati col seno di poi non è male. Chi venderà un catalizzatore? Forse tu stesso? No, non credo. Hai solo gli incantesimi. Allora, grazie Tommaso. Eri qua, no? Devo fare un po' di soldi, ma sapete che non ho più tanto da vendere. Quasi quasi. Non voglio andare a zero delle varie cose. Questo potrebbe essere importante per quello che vale. Sono a 370. Questo è un consumabile per i danni magici. Sì, conviene davvero farmare la vegetazione random e diventa in realtà farmare rune, farmare diciamo moneta. Mi sa che non sarà oggi, nel senso adesso, che casterò. Ma devo tornare al mondo e adesso vediamo quanto costa il catalizzatore che magari lo vende... Gesù, no, lo vendi tu. No, lo vendono le tipe. Allora devo andare nei negozi. O è questo il catalizzatore? Catalizza, sì. 800. 800. Vabbè, torniamo nel mondo e facciamolo. C'è poco da dire. Proprio lì? Proprio lì. Facciamola con serenità. Ricordandoci che tirar su un'erbetta è sempre bello. I cani li teniamo per dopo. Cosa fa se schippo lui? Non c'è niente. Tutte gag che abbiamo ampiamente già fatto. Mi hanno visto? Dai su. Danni. Dai, combattiamo a viso aperto con sto stronzo. Non così tanti come avrei voluto, eh? Ho sperato. Non è che si sono rifillati gli oggetti.
Loro sono più di quello che sembra, l'abbiamo visto le volte precedenti. Là c'è anche un cane, di quelli però che non ci stanno simpatici. Vieni mo, vieni mo. Non vieni. Aspettatemi che lo voglio ammazzare un po' anch'io. Ehi! Le botte! Abbiamo superato gli 800, eh? Dire che la minestra è sempre la stessa è dire poco. Oh, tu sei grosso. Allora, proviamo ad affrontarti. Cani? Cani? Amici? Amici a quattro zampe? Amici a quattro zampe? Amici a quattro zampe? Spammato. Bravissimi, bravissimi. Ora abbiamo viva e vegeta l'ipotesi di ripulire l'accampamento. Perché se è andato giù lui, questa deve essere la volta buona che ammazziamo tutti. Ehi, raccogliere erbe, abbiamo capito. Cani. E basta. Mi stavo dimenticando l'attacco in salto. Sempre molto importante. Amici, facciamo il giro da questa parte. Sono tutti e tre ancora vivi, eh? Questa cosa ci piace. Qua sicuramente c'è qualche stronzo che non immaginavamo, o forse no. Ma tu pensa. Lì c'è uno stronzo, andiamo da qui, andiamo da questo. Venite, venite qua prima. No, accidenti, non avevo la stamina. Bravi. Oh, qua c'è anche un drop, attenzione. Dardo. Mai sognare troppo. Oh. Bello la runa, eh. Attenzione adesso, tu vieni pure. Ragazzi. Mi raccomando, non droppate le vostre cazzo di vesti. Non facciamola troppo facile. Addirittura. Ah! Elmo. Bene, li sto collezionando, lo potrò vendere. Forse abbiamo ammazzato tutti. Considerando che mi ha dato il premio. Vediamo se c'era ancora qualcosa da fare qua dentro. Sinceramente credo di no.
E questo? Mi sarebbe piaciuto fare una figata con questo coso, invece niente. Vediamo. Magari dove c'è la struttura un po' più grossa. Il drop del cavaliere grosso, non l'ho raccolto? Non ho raccolto il drop del cavaliere grosso? Cioè, il cavaliere grosso ha droppato e io non l'ho raccolto, pesissimo. Era lui? No? Sì? No? Spada dritta del vassallo, bene, sono contento di aver investito sul... No, infatti era questo. Io non so cosa dirvi per non fare... Vabbè. Per fortuna fra due giorni... Dopodomani ho finito di giocare in live. Perché... Cerco di non leggere la chat, ma ogni tanto purtroppo butto l'occhio. Allora... Se c'era il grande vuoto, come... Cenere di guerra, pestone tempesta, coltello da affilatura. Vediamo se la spada che abbiamo trovato è migliore della di quella che stiamo usando. Potenzialmente sì. Forza, destrezza, critico, considerando che non ha il più. Può non essere una cattiva arma? E mi dà due mosse. Spada dritta di nobile. Foggia, deceso. Ok, ok. Una macchia di sangue dovuta all'uso. Ma nel complesso appare conservata in buone condizioni. Sebbene i soldati che la brindano siano ormai preda di una cieca follia. Posizionamento. Abilità che inizia con la spada in posizione orizzontale. Con un attacco normale ti incunei nella difesa nemica colpendo dal basso. Con un attacco potente corri e ti lanci in affondo. Non è mica male quest'arma qui, eh. Che cosa ho appena cliccato? Scusa. Vediamo un attimo. Scusate, ma il pugnale dove me lo... Dove me lo considera? No, non abbiamo appena trovato un pugnale. Eccolo qui. Eccolo qui. Consente di aggiungere nuove arti belliche e affinità alle armi. Cote di un'iscrizione con un'iscrizione cifrata, somigliante alla lama di un piccolo coltello. Permette di usare le ceneri di guerra presso un luogo di grazia per infondere nuove arti belliche e affinità agli armamenti come abilità. Arti belliche e affinità variano in base alle ceneri usate. Enorme! Enorme! Veramente forte questo. Quindi ora in teoria... Se quell'arma ha lo stesso moveset della spada lunga, eccetera, eccetera, potrebbe essere una spada lunga più, più, più. Intanto siamo a 1800, che non fa mai male. Mi sembra che abbiamo ravanato, qua abbiamo preso, boh. Chiaramente il segreto era sta cosa sotterranea. Non so se ci sia un forziere ancora da qualche parte, ma non credo. Non mi sembra che ci sia altro. Perché qua abbiamo già girato. I cosi li abbiamo, i carri li abbiamo già ravanati, quindi prendiamo delle preziosissime erbe, non le guarderò più con gli stessi occhi. Va bene. Non sarebbe male anche andare a comprare quello scudo famoso. Allora, vediamo un secondo. Cesare. Sì, Cesare. Ceneri di guerra. Ne posso aggiungere una. Che figo, questo me la fa andare a CC. Qualità. Anche tu? Standard. Non è vero che ne posso mettere due. Non è vero che ne posso mettere due. Scusate, non potevo mettere due bazze? Non mi sembra che me lo faccia fare. Forse non con quest'arma?
niente, mi si continuano a sostituire le une alle altre. Ah, solo una per arma. Ma allora cosa è servito quel pugnale? Ma infatti di scudo ce n'era uno buono dal vendor. Dal vendor quell'altro. Ah, ho capito il matto, ho capito. Abbiamo 1.800. Lui qui aveva un bello scudo. Anche le tipe, ma questo costava 1.000. E comunque difendeva. Difendeva 100. Credo che questo possa essere migliore. Vediamo se è vero. Questa è oro, eh. Occhio agli orsi. Porca miseria, sei grosso quello. Eccoci qua. Ah, how nice, please. Vediamo. Ah, PD, è vero che voleva 12 in forza. Peccato. Allora ti dico che me ne vado. Infatti. Che non ce l'ha lui, ma loro. E rimaniamo a 1.000. In realtà abbiamo anche animali da spaccare nell'eventualità, ma forse potremmo anche pensare a un livellino. Ora come ora. Ci potrebbe stare un livellino. Anche se sto scudo è veramente... È quello che è. Quanto costava? Arrivo a 1.400. Porco. E quello costa 1.500, se non erro. Posso vendere qualcosina e arrivarci. Peso 3.5. Quello che ho adesso pesa 5, può essere. Una cosa del genere. No, pesa 3. Un po' una monnezza molto simile, però giustamente questo non para un Cristo. Sì, assolutamente sì. Ma secondo voi posso vendere qua? No, devo fare il giro. Perché avere questa fretta? Non sono sicuro di centrare la caratteristica. Mi sembra di sì, ma non ne sono sicuro al 100%. Sì, ok, andava bene. Va bene, non c'è neanche fretta di venderlo, dai. Ah, questo gli avevo dato una bazza. La vorrei togliere eventualmente. Per ora è il soul più generico in assoluto. Veramente, anche questo hub centrale, veramente, boh. Non particolarmente sexy, eh? Ordina forse ceneri di guerra.
È una merda. È una merda. Pensavo fosse uno scudo che... No. Pensavo fosse uno scudo che parava 100. Ma che cazzo compra? Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere l'acquisto che ho fatto senza senso. Avevo totalmente misinterpretato questo scudo. Che cretino. Vabbè, pace. Io ci sto ad andare dal cavalierone del trailer. Devo capire come ci si arriva. L'ho preso il catalizzatore, l'ho preso. Adesso lo mettiamo a bordo. Lo mettiamo lato spada, direi, e lo sostituiamo. Oh, anzi, no, lo mettiamo lato. Che creti. Bene, mi sono curato da bene. Va bene. Ah, fisico 77 era quell'altro. Scusate, para 100, sorry. E allora, per entrare, noi vogliamo andare al castello. No? Sembrava ben difesa la faccenda. Sentite. Giochiamocelo. Mi ero quasi convinto che fosse un'altra la strada da seguire per entrare. Quanto... Aspetta una cosa. Non posso sparare! Non posso sparare o devo spostarlo nell'altra mano. Ho capito. Ho capito. Non so se siamo grossi adesso. Yeah. Vamo là. Sono arrivati i drop. Sono arrivati i drop e... molto bene. Cambiato tutto, ragazzi. Abbiamo tabarro di maglia drappeggiato. Sono sempre in carico medio, sì. Qui non abbiamo niente. Qui avevamo robe. Qualcosa di peggiorativo, ma in realtà con alcune difese simpatiche. Copricapo di ferro a flange diffuso in largo numero tra i fanti delle armate signorili. Godric l'innestato. Alcune cose, tipo il fulmine e il sacro, migliorano assai, eh? Immunità, robustezza, concentrazione, vitalità, stabilità. Ma quasi quasi mi metto questo. Mi metto questo. Bene, non è che sia proprio spettacolare il buon Simon, però lo accettiamo. Proseguo così, dai, non ho voglia di... tornare solo per riprendere questa poca vita, anzi questa fiala. Ripeto, mi è sembrato un modo molto molto estremo di entrare al castello, entrare così dal davanti, eh? Ma forse è davvero da farsi, forse è davvero qualcosa che devo fare. Ho i lupi. Te non ti avevo visto, te lo confesso. Uno ne sparo, merda, vabbè. Ok, ok, facciamoli venire qui. Non vedo.
Ehi, ehi! Che vi ho fatto? Sto solo cercando di uccidervi. Ah! E Dio! Sal! Tristone di merda. Sei proprio un tristone, dai. Niente, non ho sta minchia. A fare così il figo come speravo. Ok, i lupi sono tutti morti, fantastico. Sono morto anch'io, molto bene. Molto bene. Porco! Molto bene. Che ho usato i cani, colpa mia. Cioè, è quello il motivo. Ah, che morte del cacchio. Ah, ho sbagliato. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di un po' più stealth. Insomma, è mezz'ora che sto premendo. Allora, dai, su, hop. Here we go. I cani costano tanto, eh. Sono per una tipologia di personaggio che io ancora non sono. PD! Chi? Chi mi vede? Ehi, vabbè, ciao. Ciao. Ci lascio la penna. Salticchiano anche loro, giustamente. E vai! Sei vivo! Tu dimmi. Mi stanno cercando ancora. Che stealth. Ho sbagliato. Scudo di ottone, sembra una cosa di lusso, ci pensiamo dopo però. Faccio. Stanno arrivando i drop. Ma veramente? Ah, vabbè, dopo ci penso a questo. Ma vai a farti fottere. Non la posso usare, peccato. Ragazzi, ci siamo. Ci siamo, mi piacerebbe andare un po' a ripulire, eh? E lì ho lasciato una runella, ma non importa. Troppa è la voglia di raggiungere, spero. Cosa hai preso, piccetta? Ma le mascherine hai preso. Oh, yes. Diamo un'occhiata a questo scudo. Riposiamo.
ad ampolle abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Ok. Livellino. Pensiamo a lui. È forza 16. Sarebbe anche molto pesante, eh? Sarebbe anche molto pesante. Però, oggetto figo. Per ciò che siamo ora. Non abbiamo trovato cose, vero? Adesso do un'occhiata veloce, mi sembra di no. Va bene. Eccolo il buon Simon. In tutta la sua beltà. E dicevamo livellino? Forse ce l'abbiamo. Darg, dai. Arg. Un po' mi somiglia, vero? Chissà se sta cosa è fattibile. Allora, destrezza. Ora ci piace destrezza, eh? Una temprina non fa mai schifo. Insistere con la vitalità non fa mai schifo. La fede è la fede. Tempra. Vitalità. Destrezza. Vado di destrezza. Che è? Ma ci sarà subito il boss? O c'è un dungeon? Non, ovviamente non lo so. Ma c'è un dungeon, credo, no? Ok. Wow! Posso evocare! Quindi c'è il boss. Allora, ho la spada, ho lo scudo. Posso togliermi lo scudo per sparare. Sempre le solite gag e... preghiamo tutti insieme. Merda. Qua ti dà l'idea che ne sia morta di gente. Tutte cose che abbiamo già visto. Ma perché ho guardato i trailer? Emboldened by the flame of ambition. Tup. Market. Oh, i lupi! Ho spammato. Ma oh, i lupi! Ma raga, ma è impossibile! Ho spammato. Oh, ma lui è quello che prende la testa di drago. Vabbè, raga, ma è impossibile. Ma non gli faccio un Cristo. Bella idea alzare lo scudo. Abbassare lo scudo. Ma Dio, non rollo! Ops, sono morto. Ah, vaffanculo! Ma non...
Che merda di controlli, ragazzi. Io non sono così convinto che la faccenda sia proprio fluida. E vai a zappare. Ah, non gli faccio danni. Gli facessi più danni, non è neanche così enorme. Ma non rolla, porca puttana! Ma quanto cazzo è lento a rollare? Ma Cristo! Dio. Ma non gli faccio un Cristo di danni, è una boss fight enorme. C'è una boss fight vera, voglio dire, insomma, di quelle che bisogna stare molto cagati. Non così. Ops. Ah, muoio. Ops. Ops. E seguimi fino a Madonna di Campiglio. Era da fare prima, che ne dite? Dai, lo rifacciamo meglio. Lo rifacciamo meglio. Lo rifacciamo meglio. No, non è grossa, non è grossa, ragazzi. Ma clicchi, arriva mezz'ora dopo la rollata. Ma arriva mezz'ora dopo sta Cristo di rollata. Ma allora, PD? Ma dai, ma dai, ma dai, ma dai, ma dai, ma dai. Va bene così. Vieni, vieni, baby. Stregone Roger. Voi non sapete, ma il mio personaggio di D&D era uno stregone, si chiamava Roger. In realtà nasceva come mago invocatore, poi divenne uno stregone. Roger, vabbè, comunque. E poi gli faccio subito i cani, ve lo dico. Spada, come la vedete? Non mi ricordo come si fanno i cani. Ah, sì, 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 sì. Che bella idea farglieli da un centimetro di distanza. Ma mi puoi mettere un boss così forte? Come primo boss? No! Cazzo, Roger, sei morto. Dio! Roger, ma ti potevi anche curare ogni tanto? No, eh? Sono morto. Ma rollare no? Che schifo la rollata, ragazzi. Ma che cazzo? Ma Cristo, indifferita si gioca! Ma raga, indifferita sto cazzo di gioco! Ho sbagliato, sì, ho sbagliato io, ho sbagliato io. Allora, partiamo direttamente così. Non lo so. Quasi quasi. Vabbè, facciamo così.
No, ma non è questione che è lento a rollare. Cioè, non so come dirvi. Guardate, ma chissà. Per me c'è un lag orrendo. Comunque chi se ne frega. Sì, 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 ma infatti mi sono sbagliato a non usare. Ma adesso facciamo meglio, adesso facciamo meglio. Ma posso fare i cani prima di entrare? No, la risposta è no, peccato. Vai. Cani. Porco! Ah, sono un cretino! Dove Cristo? Che due maroni. Sono morto. Sono senza scudo. Fuoco arriva però. Ah, devo mettere più fiaschette delle altre. Porca miseria, ho sbagliato. Va bene, andiamo. Fai tutta l'area, che la puoi colpire tutta, Dio. Vaffanculo. Tira su quel Cristo. Lo stronzo è morto. Sei lento, è vero che è lentissimo a tirare su sto cazzo di scudo. Sto giro però ce l'aveva anche fatta. Gliene do atto. Ma trolla, porco! Sono morto. Merda, è una merda. È veramente una merda di merda. Di gameplay di merda. Era più giocabile quel cazzo di boss di Dark Souls 2. Avete presente l'unico buono di Dark Souls 2? Era più giocabile. C'è un lag allucinante, Dio. Adesso mi levo tutto, vado nudo, però è allucinante. Non è quello. Ma vaffanculo. Carico medio, ma tu dimmi. Sono ancora in carico medio? Questo in realtà è da tenere presente. Aspettate che... No, quello prima di Seralon, quello figo. Ragazzi, non c'entra niente il carico. È una merda. Cavaliere delle Nebbie, sì. È veramente una merda. È veramente una merda. Tanto vale stare vestito. Non cambia niente. Pessimo comunque. Ma come non è fatto per essere affrontato adesso, ragazzi? Era la cosa da fare, la faccio. Che solo devo fare prima? Ci muoio.
No, dammi lo scudo! Perché non me lo dava? Non ha rollato! Rolla! Ah, ma sono io l'idiota? Io mi chino! Sì, stattera il dio! Ma che cosa cazzo sto giocando, raga? Sono morto. Ma sto capendo roba. PD, ho sbagliato. Vaffanculo. No, vabbè, non riesco a portarlo sotto la metà, gli faccio troppi pochi danni, non ci sto neanche più a provare. No, non ha senso. Non ha assolutamente senso. Vabbè, siamo arrivati a lui. Qui abbiamo girato in realtà abbastanza. Sarà che non ci siano, sicuramente ce ne sono dei luoghi di grazia, come si chiama, ma non li ho trovati. Ci starebbe essere più esplorativi qua, che ne dite? Andiamo alla terza chiesa di Marika. No, sicuramente qualche volta mi ero chinato. Sicuramente qualche volta, non sempre, perché comunque è un lag di merda, però sicuramente a volte mi ero anche chinato, sarebbe da rivedere. Grazie Body Haters. Famose un giro, allora, sta zona mi ispira poco, però bene o male dovremmo farla. Però ero curioso anche di vedere qui. Quindi in realtà tornando sui miei passi e poi a destra. Vediamo. Ah, ma questa zona era così, ma là si sale se si vuole. Cioè credo sia un po' voluto, no? Bravo che si muove bene anche nell'acqua. Ecco che qua si fa una bella salita. Sì. Andiamo a fare una bella salita qua. Il porco. Platforming fa ab cagare, lo dico. Vorrei che qualcuno pensasse che fosse bello il platforming con sta bestia. Succede qua sotto. Dio! Cosa cazzo? Danno da caduta di un centimetro? Cioè mi ha calcolato la caduta dall'alto anche se in realtà avevo fatto tutta la parete. Ragazzi, ma volete dare meno di 10 a un gioco come questo? Peccato che non c'era l'11. Prendo al... Ciao. Sapete che dobbiamo salire, vero? Allora. No!
Ma adesso che cazzo faccio? Non è servito a nulla in realtà arrivare qui, eh? Non credo che questo gioco abbia l'arrampicata sul muro. Oddio, magari ce l'ha, io non lo so. No. Beh, sono contento di essere arrivato qui, mi è molto servito. Mappa. Facciamola più lunga. Per forza. Magari si riesce a fare qualcosa. Ah, ponte. Rotto, sì, ma qualcosa facciamo. E non ho preso le bacche. Qua c'era il tipo che avevamo incontrato, vi ricordo. E sono direzionato in questa direzione, che in realtà non mi va neanche male. Anche se mi incuriosisce di andare a destra, qua c'è un cimitero. Andiamo a vedere il cimitero. Cioè, il sole, la luna, l'albero gigante. Non fatemi dire niente. Volevo un attimo affacciarmi qua. Che come potete vedere, in realtà... In realtà un cazzo, eh? Perché poi si arriva là e là non si fa niente, non ci provo neanche, non voglio cadere nel vuoto. Quindi no. Comunque era più la curiosità che altro. Va bene, andiamo di qua. Tanto abbiamo tirato su un sacco di roba utilissima sicuramente. Non sto riuscendo. Io volevo arrivare qui. E questa è la strada, palesemente. Quindi in realtà forse mi conveniva andare di qua. Vabbè, a questo punto questa esplorazione va da queste parti e vediamo di capirci qualcosa. Buono. Buono, ma frega. Ho sognato. C'ho proprio questo massiccio di roccia che, ragazzi, circunnavigarlo è una gara dura. Allora, vediamo di qua. Va. Ma cosa va? Nisba. Niente. Bisognava in realtà andare dritto, come abbiamo detto. Però sentite, siamo in avanscoperta all'avventura. Andiamo fino in fondo. Cosa riusciremmo a fare passando di qui? Guai a te se non lo...
Ti prego. Grazie. Non mi ha dato niente. Mi confermate che non mi ha dato niente? È confermato. Ah, mi ha rifillato le fiaschette. Grazie, grazie mille, grazie mille. Sorry, mi ero dimenticato che facevamo sabazza. Ok. Sulla destra. Di qua. Qui c'è qualcosa? Non si sa mai, eh. Altro stiamo andando in direzione. Ehi, una capanna interessante. Oh, 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 oh. Più che interessante. C'è qualcuno che dipinge? Un dipinto va a fuoco? È veramente un dipinto che porta in un'altra dimensione? In un altro mondo? Non è una gag, mi sembra che sia proprio un portale. Capanna dell'artista. Cosa? No, novità, nostalgia di casa. Dipinto nostalgia di casa 1 per. Ah sì? Rievocazione piena. Esamina. Opera di un artista errante, rievocazione di un dipinto intitolato Nostalgia di casa. Sembra che l'artista abbia catturato il paesaggio visto attraverso lo sguardo di chi sta per essere stretto nell'abbraccio della morte. Ancora oggi visitare i luoghi immortalati dal dipinto permette di conoscere meglio l'artista e gli ultimi momenti del morente. Peso, quindi c'è tutta una lore di un artista pesissimo. Intanto a livello di mappa abbiamo proprio Capanna dell'artista. Ok, Capanna dell'artista mi piace perché in realtà si affaccia su cose davvero poco esplorate, per quanto mi riguarda. 63 rune, lasciamo perdere. Ehi. Pietra da forgiatura, schifo non fa. E questo? Escrementi dorati! Ragazzi, c'è qualcuno che caga oro da queste parti. Un cavallo di un cavaliere potente, probabilmente. Vabbè, lasciamo perdere tentativi strani. Escrementi dorati. O di quel grosso orso. Se provassi ad affrontare un orso? Si potrebbe anche fare. È molto dura. Salire non è cosa da farsi. Non si riesce. Non si riesce. Non di qua. Proviamo da questa parte. Raccogliamo soldi sotto forma di bacche. Orsi a gogo. Ehi! Questo sicuramente sarà visto nel trailer. Là c'è una runa. Un posto salvataggio. Insomma, un falò. Vediamo se riesco a raggiungerlo. Aspetta, voglio salire. Grazie. Yes. Lascia perdere i tetac. L'ho perso di vista? L'ho perso di vista? No, era più in là, era più in... Non lo vedo più. Ma era visibile, io l'ho visto. L'ho visto, lì! Non morire. È tanto inutile, mi becco lo stesso, invece no. Scendi, scendi, scendi! Costa di acqua fosca. Avete capito? Qua sotto era pieno di orsi, a me, sinceramente. Certo si può scendere. Orsi, melmacce orrende. No, orsi in realtà no. Qua solo melmacce orrende.
Boh, vabbè. Voglio proseguire di qua. Sì, non è che però sto progredendo per essere più forte. Sto semplicemente visitando mondo. Lupi a go-go, mappa. Quindi io sto inquadrando di qua, ma vorrei in realtà andare verso destra se ci riesco. Io non ho rinunciato ad arrivare là. Chissà se ci riuscirò mai. Proviamo di qua, ma non credo. Ehi! Oh, ehi, oh, tieni, ma vabbè, fre... C'è una statua di qualcosa di brutto qui. Guida e custode perché compie il suo ritorno alle radici. Mi dice di scendere, ragazzi, è palese. Io... qua c'è un, c'è una mission. Facciamolo. Diamogli retta. Non morirci. Porco. Ho sbagliato. Porco! Ah, io tutti sti famosi dungeon, ragazzi, non ne ho trovato uno. Non ne ho trovato uno. La live, boh, ancora un po'. Ancora un po'. Dio ai lupi, che caga cazzo. Allora. Io proprio meglio che me ne vado a zappare. Era quella la lapide! Vaffanculo. Ho sbagliato lapide! Scusate una cosa. Ah, ma è un cazzo di insetto, frega. No, no, andiamo alla lapide che dice lui. Per quanto... Ehi! Cose brutte. Vabbè, andiamo alla lapide indicata. Poi indicate, in realtà lui non indica quella giusta. Comunque, frega. Fallo. Fallo. Non morire. No, vabbè, ragazzi, no. Sono in combattimento dalla musica. Qua, uscire non è un problema. Melme. Che schippiamo volentieri. Interessante. C'era anche di là interessante, però facciamo una cosa alla volta. Catacom. Però, dicevate dungeon... Se non erro, questi sono i dungeonini, bonussini, stronzini. Catacomba di acqua fosca. A noi due. I calici, insomma, per dirla male. Ho solo bestemmie nel mio repertorio di cose che vorrei dire.
E tu non hai partecipato. Vabbè. Mi cago. Andate a zappare. C'era la trappola classica. Buono. Stavo dimenticando, come sempre, di avere... attenzione, attenzione che sto sanguinando, eh. Quindi mi dovrebbe arrivare una botta di sanguinamento come ai vecchi tempi? No. Dai, stronzone. Vieni qui! No! Ma che cazzo ho premuto? Ho sbagliato tasto, che imbecille. Scusate. Di nuovo, ragazzi. Really? Da qualche parte si è aperta una grossa porta. Buono a sapersi. C'era un drop? Sono lasciato un drop? Oddio, non lo vedo. Non importa. Non importa. Andiamo di qua. No, imbecille! Un giorno ce la farò, eh. Però devo dire che è abbastanza forgiving quella trappola. Molto meno forgiving sono loro. Sono morto. Cioè, aveva il suo falò, vero? Sì. Allora continuo. No. Merda. Oh, sono stato... Volevo mollare. Perché avevo quella magia caricata? Perché avevo quella magia caricata? Perché? Non c'era un altro sempre lì? La leva me la considererà già tirata? E vaffanculo! No, il pulsante è questo, vaffanculo. Pollice. Ma questo fa molto Dark Souls 2, lo dico da solo. Non lì.
Che stronzata che ho fatto, me lo dico da solo. Lupacchiotti di merda? Mezz'ora. Adesso stavo giù di stanchia. Tutti morti, fantastico. Rolla, rolla, stronzo! Vaffanculo. Morto. Dai, che mi si china sto pezzo di merda. Sto cazzo di L3 che è la chinata. Non riesco a fare i combattimenti dove si rolla tanto perché le rollate mi diventano delle chinate. Merda, sto odiando ogni cosa di questo gioco, ragazzi. Va bene. Adesso gli facciamo i lupi, però dopo. Dopo. Otto. 19, 8. Ma cosa ci metto? Il problema è che non posso togliere la rollata dal gioco. Ci ho pensato, eh? No. Ma porco! Che noia! Pure sbagli la mira, pezzo di merda! Merda, ho sbagliato ovviamente a distribuire le fiasche. Avido. Non vedo. Che dumaro. Non gli ho fatto un Cristo, dai. Avido. Muori, stronzo. Martello da guerra. Ragazzi. Ma non l'abbiamo già giocato 10 volte sto gioco, scusate. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, grazie Sergio. No, aspetta, qua c'è qualcosa forse. Questa è una fiammella. Vediamo il martello da guerra. Che sicuramente non potrò usare perché sarà un'arma basata su forza, però magari un'arma interessante. 26 forza. Martello da guerra in ferro usato dai gladiatori che un tempo combattevano per la propria vita nell'arena. Il suo peso può distruggere una corazza e l'avversario stesso. Ruggito dello spaccone. Hanno solito presenza con un fiero ruggito. Incrementa potenza. Quello che faceva lui.
Ok. Torniamo all'ingresso. Direi che qua. Oh, forse. No, non è che potevo spaccare quelle radici, eh? Va bene. Forse sì, progettista, forse sì. Forse sì. Anzi, penso di sì, penso di sì. Penso che non sia da escludere in realtà che io la possa anche usare quest'arma. Ma che cacchio sto facendo? Abbiamo un nuovo livello. Yes. La mente inizia ad avere un suo perché. Darò un punto in mente. Mappa. Quindi siamo stati esplorativi qua. Abbiamo trovato le catacombe di acqua fosca. A me piacerebbe sempre salire, ma io capisco che non è una cosa fattibile. Vorrei uscire di qui. Ah, scusami, scusami, scusami. Ah, ma siamo poi qua, eh? Andiamo a vedere di qua. Vediamo il lato opposto, prima di risalire. Questa sorta di passaggio. Vediamo dove siamo. Ok. Si va a sud. In realtà si ritorna, ma dato che non è un problema poi tornare nuovamente, facciamo finta di non essere dei polli. Questa è di gioco perché. Perché sì. Non sono online, quindi. Dito sanguinante Nerigius. Bene, sanguino già. Ehi, ehi! Stai tranquillo. Madonna. Era arrivato Yura, ma tu dimmi, qua c'era tutto un... Questi combattono tra di loro. Qua c'era tutto una cosa di loro, quindi dobbiamo resistere un pochino. Dobbiamo resistere un pochino, dai, facciamolo. Ah, l'ho rifatto, scusa. Dobbiamo resistere un pochino contro di lui e vedere se arriva il tizio. Va bene, resistere, vivi. E dopo arriva quella sorta di samurai. Non voglio dire che il gioco sia brutto, gli scenari sono fighi, il gameplay è un soul, non è di per sé un brutto lavoro, però se uno si è giocato tra 5 souls, qua in più è veramente solo la mappa. Sì, sì, boh. Non lo so, è tutto... Cioè, anche il boss, quello troppo forte che mi ha battuto prima. È comunque sempre la solita minestra, ragazzi. The minestra remains the same. Amico. Amico, è il momento di saltare fuori dall'acqua. Amico. Forse lo devo colpire. Eccolo. Merda, più lontano dovevi apparirmi.
Porca troia, tira fuori il coso. Ma è un'ora che ti dico di cambiare l'arma. Bravissimo. Dai, che ci stava il backstab. Avidissimissimo. Morto. Ce l'abbiamo fatta, amico. Rimedio del dito. Ok. Reduvia. Raggiunto l'obiettivo, il cacciatore se ne è tornato nel suo mondo. Sì, cioè non hai quell'atmosfera, quel senso di sono perduto in un mondo, devo ammazzare i mombettini, devo fare il livello, aspettare un po' per essere a livello lì, ci sono i dungeon. Cioè, si è estremamente normalizzato come gioco. Eccolo qua, il nostro amico. Just joining the fray, tarnished. Well, you fought Nereus and survived. That alone deserves commendation. Bella lì. I'm Yura. Yura. Hunter of bloody fingers, tarnished, held in thrall by Cessblood. Zealots. Senza luce, succubi della sete di sangue. Vili predatori dell'orso, un po' bloodborniana come cosa. No kinship with their elk remains. Their madness precludes it. Ma uno si rompe le balle dei Souls se i Souls sono ripetitivi, cioè non puoi giocare lo stesso gioco in eterno e dire che è sempre bello allo stesso modo. Vi dimora un drago, quello del trailer. Ma è un gioco che si gioca tantissimo perché hai tantissime cose safe da fare in continuazione, quindi puoi sempre livellare, puoi sempre fare una bazzina. È un gioco che facilmente ti prende le centinaia di ore, secondo me. L'ho fatta la cazzata? L'ho fatta la cazzata? Pare proprio di sì. E fagli... Ah, ma è debole. Ok. Ok, questo ritorna. Ma a livello di mappa, dove diavolo sto? Dai che c'è? Ti saluto. Ah, siamo poi qua. Ok. Ok. Va bene, va bene, va bene, va bene. Non ci siamo perduti. Vabbè, il gioco è quello che è, cioè è letteralmente Dark Souls con il salto di Sekiro, il chinarsi di Sekiro, open world. E non è un gioco brutto, cioè, sarebbe folle definire un gioco brutto. Però sicuramente un senso di già visto abbastanza potente c'è. Ma abbastanza tanto. Allora, mi sarebbe piaciuto salire, ma in realtà mi conviene andare a sinistra, secondo me. Ah, vedi che lì lo fanno così. Questi dislivelli sono chiaramente messi ad hoc. Perché tu non possa fare troppo lo sgargiullo. Rubo e vado. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Abbiamo già vista sta gag, questa tempesta di fulmini. Siamo già stati qua. Dai. Saresti stato molto gentile a farmelo fare. L'avrei molto apprezzato. Here we are. Quindi non si sale.
Avrei dovuto seguire ancora lì. Voglio, scusate, ma dall'altra parte bisogna esplorare, c'è poco da dire. Voglio andare di qua. Lo stronzone. Ah! Yes! Colle tempesta. Oh! Ma ci siamo anche già stati, o sbaglio? In realtà siamo già stati, noi siamo già stati qui. Abbiamo già fatto questa gag. Però ora ho un'idea più precisa di dove voglio andare. Mi sembra di averla. Credo di, mi illudo di averla. Io dico che ce l'ho. Guida e custode. Ok, ok, lo sappiamo. Vez, te mi proponi sempre delle robe però pesissime. Cioè, queste statue sono molto, molto esigenti. Non è che si vola, tipo. Sì, non è da live assolutamente, perché comunque questi giochi vanno cazzeggiati, c'è poco da dire. Ehi, io non volevo saltare in avanti, però. Accidenti, dove sono? Sono esattamente dove sognavo di essere. Perfetto. Il caso regna. Il trailer. È il tipo del trailer. È la botte. È qui su, è qui su. È qui su. È qui. Eccolo. Can you hear me? Help me. I'm stuck. Hello? Oh, my stars. I'm so happy to see you. I am Alexander, also known as the Iron Fist. Please. My thanks. Just give me a good smack and I'll pop clean. Don't dally. Give it your all, I say. Ha funzionato. Temevo volesse un'arma di forza o cosa del genere. Bella lì. Well played, good sir. Well played. Oh, that mighty wallop of yours almost spelled the end of me. Well, I'm out now, and that's what counts. I. Il sigillo, c'è cioè il sigillo dell'albero, anche lo che lo. Che lo sigilla, che sigilla la sua anima o quello che è. Carne pregiata. Il vaso guerriero noto come Alexander. La rossa e marcescente Caelid. Interessante. I'm heading to Redmain Castle. Anch'io sono diretto a est. Southern edge of the Scarlet. I've heard there's to be a. I'm to Redmain Castle. I've heard there's to be a. Qui c'è una zona con il lago, eh? Dopodiché è molto semplice riprendere la strada e andare di là. E abbiamo visto che però, mettiamola in saccoccia, c'era una bazzina falò. Quindi direi assolutamente di farla nostra, anche perché lì c'è subito un boss stronzo, un nemico stronzo. Quello è grosso. Quello sembra grosso, l'avevamo visto uscire da quella torre un suo simile. Abbiamo 1008, non esiste che vada a morire a caso. Un livello, buono. Destrezza. Vitalità. Ti
Chissà se siamo in grado di battere questo stronzone. Boh. Siamo in grado di chiamare i lupi. La risposta è no. Va bene. Non importa. Sì, la mira Simon, però, Devo averlo già ucciso. Era una super pippa. Chissà poi a corpo a corpo. Pietra del Santuario. È questa specie di cosa che cambia colore a seconda di dove inquadro. Qua è successo qualcosa di brutto, palesemente. Si va verso la terra che ci diceva il tipo. Non ho poi esplorato il suo altopiano, Vabbè, siamo in ballo, balliamo. Pietra, forgia Bazza. Come si chiamava questo falò? Sacro Ponte. Questa zona qui non l'ho esplorata. Mi tira un po' il kill, però va bene. Vado di qua. Che ore sono? Le 13:14. Sepolcride. Sepolcride. Ma Sepolcride non era questo? Ehi, amico. Ti sentivo suonare, in effetti. Oh, dear. Sì. Vediamo cosa vendi, intanto. Coppa di tartaruga in salamoia. Va bene. Questo ci interessa. Ma questo ci fa fare le frecce avvelenate. Spada corta. Alabarda. Bandana da fuorilegge. Che pesa 3, comunque. Messaggio venduto al mercato. Con le relative a dei carri di fuoco. Quanto ci manca per fare 500? Pochissimo. E ciò è bene. Questa è roba. Non abbiamo ancora l'arco, però insomma, confido che prima o poi avremo un arco. Non ti preoccupare. Così. Ok, va benissimo così. Intanto abbiamo preso una cosa importante. Uccidiamo la tartaruga, va? Grazie. Striscia di carne bianca abbiamo ottenuto. Qua è pieno di... Qua si farmano tartaruga. Sì, il mondo adesso, insomma, non l'abbiamo certo visto tutto, Però non è neanche piccola l'area che abbiamo visitato. Tende a una certa monotonia. Per quello dico che proprio Breath of the Wild, what? Là c'è un altro venditore. Pazzesco da raggiungere. Sì. Quindi io so che lì c'è un vendor. Vendor ancora da raggiungere. Che cosa potrei... Lo potrei chiamare così. Questo è vendor ancora da raggiungere. Ammesso che sia un vendor. Ma sì, lo è. Ok, andando da questa parte, qui ci sono delle rovine che sicuramente hanno una qualche importanza. E là, qua c'è un dungeon. Presumibile, forse addirittura un dungeon principale, forse no. Vediamo rovine che hanno una qualche importanza, che probabilmente non ne hanno nessuna. Tanto salgo un attimo qua, se non ti dispiace, grazie. Ah, ottieni i materiali, li volevo. Eh,
Va bene. No, 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 ti prego. Beh, che poi. Sempre delle bestie che scorrazzano in questi inutili laghi. Ok. Ma, devo dire. Devo dire. Devo dire. Insomma, il frega regna. Andiamo un po' avanti. Ehi, bazzine. Qua c'è un trappolone. Che cosa eravate? Scheletrozzi. Vabbè, ciao. Qualche regalino. Ah, l'ho visto. Ma c'era una banza lì. Ah, la voglio quella cosa lì. Ah, runa aurea, presa, bene. Andiamo, abbiamo un sacco di animelle da spaccare. Cazzo. Ok, capito. Lì c'è qualcosa di brutto, malo e teso. E viola. C'è Caronte, il traghettatore di anime. Ok, grazia fatta. Riposiamo. Che dire? Siamo forse nella condizione di... No, ho sbagliato. Inventario. Ne abbiamo tantissime. Questa valeva 2000. Enormi siamo per diventare enormi. Adesso queste sono più piccine, ma va bene lo stesso, ci fanno comunque piacere. Ma ce n'è di roba. Direi che avremo un po' di livelli. Stavo pensando cose veramente importanti da acquistare. Niente che ci cambia la vita. L'arco, ma va bene, l'arco non richiede sicuramente tante rune, quindi vado proprio di livelli. 1, 2, 3, 2. 1800, 2100, 2003. Mi sembra, forse è una via di mezzo tra la curva di Dark Souls 1 e 3 e di Dark Souls 2. Non saprei. Potremmo fare fede e mente. Portare un po' sulla tempra. Siamo i mediocroni. Portiamo un po' sulla tempra e la mente. O sulla tempra e la fede. Così sia. Là c'è della robina particolare. Questo si chiama Margini del villaggio di Idrocanto. E se siamo capiti, però mi fermo. Mi fermo perché ho fame. Ragazzuoli, ci vediamo alle 15. L'ho tirata in lungo questa. Allora, fermiamoci un secondo a chiacchierare. Falso finale. Cosa dite, ragazzi? Come voi, io immagino che moltissimi di voi lo stiano giocando. Come vi sta andando? A me non è male per niente, anzi, è molto intrippante. Comunque, tanti posti da visitare, tante cose, insomma, di robine. Sì, si può, tra l'altro potrei proprio potenziare l'arma. Il senso di scoperta, di smarrimento. Come fai a smarrirti in questo gioco che è tutto guidato? Come fai a smarrirti, Celius? Mancanza di qualsiasi direzione, oddio, volendo. Non lo so, a me non... Il fatto di avere questi teletrasporti costanti a portata di mano. Clic, 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 clic. Così. Non devo neanche andare in un posto per teletrasportarmi, no? Come poteva essere il Falò, no? Vengo da più ore di gioco e il contenuto originale è di qualità altissima e tantissima. Rispetto ai precedenti Souls non si può negare che anche il contenuto mediocre e ripetitivo è aumentato. D'altra parte devono un po' riempire. Il problema è che non puoi sapere a priori se dietro una porta si chiude il primo o il secondo.
Mi sta facendo godere come un porto. 13-10. Per adesso mi sorprende la quantità di tempo che sono costretto a perdere in cose che amavo. Dark Souls mi risparmiasse. Bod aspetta la prima offerta. Faccio l'esplorazione, diverto il combat system. Mi piace anche la narrazione sia più ermetica come nei Souls, al contrario di Sekiro. Come l'ultimo video di Dunkin', mi sembra di averlo già visto 100 volte questo gioco. Body haters, io non ti do torto. Sì, anche a me piace andare a cazzo, come dice Solbring. Cioè, andare a cercare le cose più sperdute, no? Sono molto più indietro di te e ho cominciato a giocare giovedì notte. Log, stai ravanando ogni angolino. Sì, certo, The Wizard, si può e come. Anche a me, per adesso, poi avremo ambientazioni nuove che saranno belle, lo sappiamo. Però per adesso è un po' piattina questa ambientazione. Non è impossibile dire adesso quanto gli darei. Però per il momento non è un gioco che mi fa impazzire. Ripeto, è Dark Souls 3 Open World con il salto di Sekiro. Gli piacerebbe con il salto e il chinarsi, nascondersi. Io sono a 20 ore e i dungeon sia principali che secondari, non le miniere cave, sono il top del level design from. Ciò è molto bello e incoraggiante. Il contenuto laterale aumenta di complessità e diversità man mano che si va avanti, tipo le caverne, eccetera. Il problema grosso è la prima parte che è tutta spoilerata nei trailer, la seconda parte diventa più figo. Viene un po' da chiederselo, c'era veramente bisogno di renderlo open world, viene un po' da chiederselo. Perché a me non dà tantissimo questo senso di avventura. Mi dà molto un senso, devo dire, un po' The Witcher, di compilare. The Witcher toglie tutti i punti interrogativi. Qui hai tic 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 tic. Non mi sento come in Breath of the Wild, soprattutto all'inizio. Smarrito. In un mondo che in realtà è tutto a portata di scalata. In realtà no, con la stamina no, però... Era molto, molto più vario, più affascinante il Breath of the Wild all'inizio rispetto a questo. Giorgio, sì. Sì, non si può dire assolutamente che sia... Ma soprattutto se a uno piace, come penso a me e a molti di voi, il gameplay dei Souls, stai sempre giocando a Dark Souls con un bazzino in più. No? Assolutamente. Però finisce per essere tanto diluito. Tanto diluito. È vero, ho incontrato un boss che mi ha fatto il culo. Ma ho tutto il mondo da visitare. Posso tornare fra tanti livelli, no? Comunque sia, a proposito. Quindi era proprio un falso finale. Voglio un attimo andare alla base. Dicevamo, provare un pimp alle armi non è una cattiva idea. Non so se ho le rune per farlo, ma le pietre, le rune sono le anime. Vediamo se posso pimpare un po' la spada. Well, I took you for dead, no matter it's lay out your arms then. Sì, si può fare. Ah, attenzione, anche questo ci pimpa. Ma ci interessa? Incantesimo, sì, volendo, però ci interessa di più la spada, dai. Lo faccio. Dai. Va bene. Ci stava. Ho ancora 1800. C'è una spallizza. Poi in realtà ho di più volendo. No. Cosa sto facendo? Ah no, lui non è un vendor. Sì, non ho incantesimi che... Che bramo particolarmente. Ci starebbe l'arco, sì. Ci starebbe assai. Credo che sia doveroso. Mettersi proprio in armaturona pesante, certo, ci cambia la vita. Non posso permettermelo. Direi che l'arco lungo è il nostro. Dopodiché... questo ce ne manca uno. In realtà appena ho 4000, prendere uno di questi sarebbe importante. Va bene, abbiamo l'arco, era da avere. Si può già equipare.
pare viene come alternativa qui, eh? Lo possiamo usare, naturalmente, siamo destri. Scusate. Ok. Ci stava. Posso caricarla la palla di fuoco, e me l'aveva anche detto il gioco, a dire la verità, ora che me lo ricordate, assolutamente. Va bene, guys, ci vediamo alle 15, dai, che sennò non riesco neanche a fare un pranzo. Ci vediamo alle 15, esattamente da qui, se vi va, e poi dopo facciamo un paio d'ore e dopo facciamo due chiacchiere su quello che sta succedendo in Ucraina. Vi ringrazio moltissimo per aver seguito, fate pranzo anche voi. Ciao ragazzi, a dopo.